La torta pesana. Mi sono chiesto, voglio fare un video perché voglio fare la torta, però la prima cosa che mi è venuta in mente è perché fare un video sulla torta più facile del mondo, dato che basta prendere un recipiente, ficcarci dentro tutti gli ingredienti, metterla in forno e op, ecco la torta paesana. Perché ho pensato che per gente come me, che è nata in Brianza, che vive nel Varesotto, comunque che sta, ha avuto tutta la sua vita nel famoso triangolo Varese, Lecco, Milano, come mezzo Como, la torta paesana è un po' la Madeleine di Marcel Proust. Cioè, quel dolce che ci ricorda l'infanzia, che ci ricorda il momento in cui eravamo bambini. La torta paesana, o torta dal latte, torta del latte, non è una torta nata esclusivamente, fatta esclusivamente in questa zona. Si trovano torte di questo tipo anche in Canton Ticino, anche in altre zone della Lombardia, anche in altre zone del nord Italia. Esistono anche ricette molto simili nella tradizione beneventina. Quindi è una torta che in fin dei conti ha fatto più o meno il giro dello stivale, ma è indubbio che proprio qua in Lombardia ha trovato un po' la sua terra d'elezione, tanto che proprio la regione l'ha messa ad honorem dentro l'elenco dei prodotti tradizionali di questa zona. La torta paesana, o torta dal latte, torta del latte, non è una torta nata esclusivamente, fatta esclusivamente in questa zona. Si trovano torte di questo tipo anche in Canton Ticino, anche in altre zone della Lombardia, anche in altre zone del nord Italia. Esistono anche ricette molto simili nella tradizione beneventina. Quindi è una torta che in fin dei conti ha fatto più o meno il giro dello stivale, ma è indubbio che proprio qua in Lombardia ha trovato un po' la sua terra d'elezione, tanto che proprio la regione l'ha messa ad honorem dentro l'elenco dei prodotti tradizionali di questa zona. È una torta molto semplice da fare, tanto adesso la vediamo insieme. All'origine, proprio perché era talmente facile da fare, è stata chiamata, si chiamava anche torta del Miquelas, torta dello sfaticato, anche perché questa è una vera e propria ricetta svuota di spesa. Quando si arrivava all'inizio della buona stagione, della bella stagione, le massaie aprivano tutti i cassetti della dispensa e tutte le briciole di alimentari che rimanevano, i rimasugli, le cose che rimanevano in fondo ai barattoli dei cassetti venivano presi, raccolti, messi in una ciotola, mescolati con latte, pane e biscotti e si faceva la torta. Quindi è per questo che la ricetta di questo dolce varia un po' da tradizione a tradizione, da anno a un altro, da zona a zona. Ci sono zone della Lombardia in cui ancora oggi è molto forte la tradizione di una torta dal latte bianca, ossia senza la presenza di cacao. In altre zone, tipo la Brianza per esempio, la torta dal latte classica è una torta con il cacao. Tutte però sembra che abbiano come elemento costitutivo gli amaretti. Ed è proprio la presenza dell'amaretto di Saronno che ci fa pensare che molto probabilmente la data di nascita della ricetta classica, mentre la ricetta in sé per sé del pastone di pane, raffermo e latte molto probabilmente ha origini secolari, ma la ricetta classica di questa torta non può essere anteriore al 1850. L'anno in cui da Paolo Lazzaroni e figli viene fondata e produce per la prima volta gli amaretti, i famosi amaretti di Saronno, che poi da lì in poi invaderanno le case prima dei Lombardi e poi di tutti gli italiani. Un'altra data importante nella fondazione della ricetta classica della torta paesana è molto probabilmente il 1890. Nel 1890 diventa famoso in tutta Italia un logo, un vero e proprio logo dei due vecchietti che si servono una tazza di cioccolata calda, inventato per la Michele Talmone, un'azienda torinese che da lì in poi cominciò a far entrare nelle dispense italiane il cacao in polvere. Quindi possiamo dire che la torta come la conosciamo noi, come viene fatta tuttora in Brianza, nella provincia monzese, che è
diciamo così, proprio il nucleo più duro di questa torta, è molto probabilmente non può essere antecedente al 1890. Ultimissima cosa. Questa è una torta con una ricetta su cui si sta parlando praticamente da decenni. Ma è abbastanza ridicolo parlare di una ricetta standard, per quanto esista. È una ricetta di una torta svuota di spesa, come dicevo prima. Si prende tutto quello che è rimasto dell'inverno, si prendono frutta secca, si prendono i canditi che sono rimasti dalle varie torte, si prendono i biscotti secchi, non i frullini ma i biscotti secchi, poi lo vedremo, si prendono gli amaretti di Saronno, il latte, il pane raffermo, si versa tutto dentro un grande recipiente e si mette in forno. È la ricetta più facile del mondo, però è una ricetta legata ai ricordi dell'infanzia miei e credo di moltissima altra gente. E per altre persone che guarderanno questo video e che vivono magari in altre parti d'Italia, può essere anche una simpatica scoperta per fare una torta senza tante complicazioni. Gli ingredienti e la ricetta, come al solito, te li lascio in descrizione, però cominciamo a vedere subito quali sono le cose da fare il giorno prima, perché dovranno riposare per una notte. Allora, innanzitutto, in un recipiente piuttosto capace metto un litro di latte intero, g di pane. Tradizionalmente ci vorrebbero le michette, ma purtroppo dalle mie parti, provincia di Varese, sembra che le michette siano sparite del tutto, quindi prendo del normalissimo pane comune. La tradizione vuole che questo pane sia raffermo, ma anche in questo caso il mio è poco raffermo, ma va bene lo stesso. Una volta fatto questo, prendo 200 g di biscotti secchi, mi raccomando, questo è importantissimo perché prendo 250 g di biscotti, anzi scusate, 200 g di biscotti secchi, non frullini assolutamente, ma devono essere proprio dei biscotti secchi, questo tipo, metto dentro anche questi. Di amaretti di Saronno. Adesso anche questo. Do una leggera mescolatina con la mano, ma magari mi sbriciolo anche un pochino, ma non è importante perché tanto tutto questo domani mattina sarà ben inzuppato. E ricopro tutto con la pellicola e metto in frigo. Questo è il nostro impasto dopo circa 12 ore in frigorifero. Eccolo qua. Ma prima di aggiungere gli altri ingredienti e di infornarlo, dobbiamo preparare la teglia. Con un po' del burro che useremo per aggiungere alla nostra torta, imburro la teglia. Sulle pareti, imburro bene, fatto. Poi tolgo il burro e, sempre usando un po' del cacao amaro che aggiungeremo alla torta, infarino il nostro stampo. Anche qui mi metto in posizione, cerco di imburrare tutto il bordo il meglio che posso. Il cacao in eccesso lo verso tra quello che userò. Eccolo qua. Riprendo il mio impasto, comincio a mescolarlo un momentino,
e parto aggiungendo le spezie, lo faccio subito per non dimenticarmelo. Aggiungo un pizzico di cannella. Una bustina di vanillina, quando si fa una torta che va cotta in forno non vale la pena usare la vaniglia normale, la vaniglia naturale diciamo, perché il calore distrugge qualsiasi caratteristica organolettica di questa vaniglia molto costosa, quindi vale la pena a questo punto usare una normalissima e molto economica vanillina. Grattugio la buccia di un limone. Ovviamente la buccia del limone deve essere edibile e il limone ben lavato. Se lo trovate bio, meglio ancora. Aggiungo anche un bicchierino di rum o di grappa, in questo caso è rum, avevo in casa questo. Aggiungo adesso tutti gli altri ingredienti più grossi delle nostre spezie del liquore, mescolando sempre molto bene le due uova intere, lo zucchero, il burro fuso, che non vi venga in mente in nessun modo di usare un frullatore di immersione, perché la consistenza dell'impasto deve essere questa, molto morbida ma non sbriciolata in una maniera tipo omogenizzato per bambina. I canditi. In realtà la ricetta prevederebbe solo il cedro candito, ma non l'avevo e per fare, diciamo così, onore alla tradizione ho usato quello che avevo in dispensa. Ho usato proprio questa ricetta per quella che è nata, una ricetta svuota dispensa. I pinoli. E il cioccolato. Mescolo sempre molto bene. Se i pezzetti di cioccolato vi sembrano troppo grossi, spezzateli un po' di più, ma tanto si scioglieranno col calore del forno. Per ultimo il cacao amaro. A questo punto mescolate molto bene tutto l'impasto. Ecco il nostro impasto, l'ho mescolato il meglio che potevo. Ho anche cambiato contenitore per mescolarlo meglio, perché nell'altro era troppo stretto, potete ovviamente farlo anche voi nel caso vi accorgeste come me di aver preso il contenitore troppo piccolo. E una volta appunto mescolato il meglio possibile, quando ormai non avrete più niente da perdere, prendete e versate nel vostro stampo. Lo stampo è uno stampo con un diametro di 24 cm. Detto, ma queste cose le lascio nella descrizione sotto. Ecco la nostra torta, adesso la inforniamo in forno statico a 180 gradi e ce la teniamo per circa un'oretta. Deve essere una torta che deve cuocere bene perché ha la tendenza a rimanere molto umida, quindi un'ora, un'ora e dieci al massimo. Ecco la nostra torta, finalmente adesso la vediamo, l'abbiamo tolta dal forno, fatta raffreddare molto bene, ora si incrociano le dita e si cerca di togliere la teglia senza fare grossi danni, anche perché è l'unica torta che abbiamo. Allora, cominciamo a vedere. Allora, primo step è andata bene, adesso proviamo a girarla.
Adesso proviamo a girarla, mettiamo un piatto e se tutto va bene, opla, la nostra torta sarà girata. Mettiamo il piatto di portata e opla, ed ecco la nostra torta paesana come tradizione vuole. In un piatto della tradizione, come è giusto che sia. Adesso tagliamone una fetta con un coltello della tradizione, come è giusto che sia. Là, ed ecco qui anche il secondo taglio. Prendiamo un altro piatto e vediamo come è venuta. Un po' scomodo questo piatto, un po' se riuscite a tagliarla decentemente. Sì, opla, eccola qua. Ecco qua la nostra torta paesana o torta del latte.